Riscaldiamo del ghiaccio alla normale pressione atmosferica fino a farlo fondere. Come già sappiamo, la temperatura non cambia durante la fusione del ghiaccio, poi inizia ad aumentare quando tutto il ghiaccio è diventato acqua. Continuando a riscaldare l'acqua, raggiungiamo la temperatura di ebollizione, 100 gradi Celsius, alla quale l'acqua inizia a vaporizzarsi. Anche ora osserviamo che la temperatura non aumenta più fino a quando tutta l'acqua è diventata vapore. A questo punto, se continuassimo a riscaldare il vapore a pressione costante, vedremo di nuovo salire la temperatura.